Arrivo in modalità 5, sentite, eh? Aspetta che ve lo faccio da qua. Presenza di Dark Matter Energy! È la quarta nave da guerra Death Shadow! È l'Arcadia! Buonasera viaggiatori, bentornati sul canale, sulle nostre improbabili recensioni con un oggetto che però sono molto molto curioso di vedere qual è il vostro responso, perché abbiamo a che fare ragazzi con una fantastica e-bike, una bici elettrica pedalata assistita che ha un unico vantaggio e ve lo dico subito, è veramente economica per l'oggetto che è e qui ragazzi mi ha veramente incuriosito. Parliamo ragazzi della Eleglide M1 Plus. Azienda che esiste sul mercato già da diversi anni e trovate le biciclette, come in questo caso la Eleglide M1 Plus, anche di ragazzi direttamente su Amazon, oltre che sul sito ufficiale. Quindi è un'azienda che ormai ha un po' capito come funziona. Infatti ha strutturato tutta la sua gamma di biciclette a diversi livelli. In questo caso parliamo del livello subito sopra l'entry level. Vi svelo subito il segreto, parliamo di un M1 Plus, una mountain bike con un pacco batterie veramente grosso, perché parliamo di 12,5 amperora 36 volt con un motore da 250 watt sempre 36 volt, dal costo di 899 euro direttamente finito spedito a casa, quindi molto interessante. La sorellina più piccola, che è la M1, ha semplicemente il pacco batterie leggermente più piccolo, tenete conto che non arriva a 700 euro, quindi comunque siamo di fronte ad un oggetto veramente interessante a livello di costo e soprattutto paragonato a quello che offre. Ci troviamo ragazzi di fronte, come detto, ad una mountain bike con un cambio classico Shimano di 21 velocità, quindi 7x3, 7 al posteriore e 3 all'anteriore, un buon telaio in alluminio montato con entrambi due freni a disco, anteriore e posteriore. Veramente molto interessante. Dette le caratteristiche tecniche di prima, quindi un motore da 250 watt limitato per il mercato europeo a 25 km orari in pedalata assistita con il motore sulla ruota posteriore. Molto interessante il comportamento, abbiamo avuto modo di fare diversi test, avevamo qua anche Don Tiziano finché c'era, l'ha provato anche lui, quindi siamo tranquilli, però è stato molto interessante perché è un comportamento veramente intenso del motore, cioè diciamo che anche qui pedaliamo per caso, è veramente molto molto interessante. Inutile dirvi ragazzi che arriva la bicicletta, questa volta per fortuna già praticamente completamente assemblata, dovete toglierla dal cartone, montare le ruote e montare e registrare il manubrio, finito. La batteria nel mio caso era arrivata con il 70-80%, quindi abbiamo fatto una buona scarica e poi siamo andati a vedere con varie tipi di diciamo di utilizzi e vi posso dire indicativamente che a mio avviso, a seconda di come utilizzate la pedalata assistita, la casa costruttrice ti assicura 100 km di autonomia in pedalata assistita, 50 solo elettrico, secondo me è una media, cioè diciamo che intorno ai 60 km comodi li faccio, è un bel pacco batterie, 12,5 ampere, è molto interessante. Vi porto ragazzi vicino perché ve la faccio vedere molto molto più nel dettaglio. Ha veramente delle caratteristiche uniche, tra cui il pacco batterie che si smonta completamente per essere ad esempio caricato e continuare ad usare la bicicletta. Andiamo a vederla da vicino. Descrivervela tutta ragazzi è abbastanza complicato perché è molto molto interessante e soprattutto ha tante funzioni veramente furbe. Una su tutte, ad esempio, abbiamo una luce anteriore direttamente collegata al pacco batterie, quindi non ha una sua batteria che devo caricare anche quella, no, direttamente al pacco batterie, cosa molto interessante. Un display dove comando direttamente accensione e le modalità, vedete i pulsanti più e meno, quindi molto furbo, molto intuitivo e direttamente a portata di mano della mano sinistra. Cambio Shimano classico, 3 rapporti all'anteriore, 7 al posteriore. È come dire, un equipaggiamento medio-basso, per darvi un'idea, cioè diciamo che lo potreste trovare questo tipo di cambio di deragliatore e anche di freni in una bicicletta un po' più dell'entry level, però per darvi un riferimento questa è come equipaggiata. Copertoni 27,5, questo è molto interessante perché non ho il solito ruotino da 26 della mountain bike, non ho neanche la 29 che magari è un pelo più impegnativa, secondo me la 27,5 è molto furba, ti aiuta anche quando il motore è completamente staccato, quindi quando voglio usare la mountain bike come una mountain bike normale a pedalata. Veramente fatta molto bene. Il pacco batterie è molto interessante, lo vedete qua, cerco di mettervi la mano vicino in modo da capire la dimensione. Indicativamente il pacco batterie pesa
3,2 kg, se non vado errato. E cosa molto importante, vedete che ha il suo pulsante d'accensione, che è molto interessante, e qua invece ho la spina per la sua ricarica con il tappo stagno. Altra cosa interessante, sempre sul pacco, aspetta che passo un casino, butto per terra tutto qua. L'altra cosa interessante è che sul pacco batterie ho, guardate, il pulsante per andare a visionare la carica. L'altro è il display, quindi ve lo faccio vedere acceso. Quindi accendiamo in questo caso il nostro pacco batterie, teniamo premuto, vedete qui sopra, il pulsante di accensione fino ad accendere completamente il monitor. Il monitor, come vedete, mi dà il mode 0, quindi posso passare 1, 2, 3, 4 e 5, questo è il massimo delle modalità, e tornare indietro. Ogni modalità aumenta leggermente la velocità nella pedalata assistita fino a un totale di 25 km/h, perché per normative e legge chiaramente siamo limitati in Europa a 25 km/h. L'altra cosa interessante è che posso, come detto, accendere e spegnere direttamente la luce da qui. Quindi questa è veramente una cosa interessante. Vedete, attivando con questo interruttore la luce la posso accendere e spegnere. Questa è una cosa interessante. Ha tantissime funzionalità, tra cui questa, la soprannominata cane pazzo, la modalità birretta. Cioè, posso tenere premuto il pulsante select, lui parte, se tocco i freni si sgancia da solo immediatamente, mi raggiunge una velocità di 6 km/h e vado da sola, cioè senza bisogno che pedalo, quindi praticamente mi guardo il panorama. Mattia ha detto, con la birretta in mano, non è credo molto sportivo, ma funziona bene. Ripeto, buon telaio, molto robusta, tutte le componentistiche sono veramente molto comode. Altra cosa interessante, pacco batterie con la chiave. Questo vuol dire che uno, non me la fregano, a meno che non mi sradicano di tutto. Soprattutto, ruotando la chiave, posso sfilare il pacco batterie e comodamente, ad esempio nel nostro caso, mettermelo in camper, nel gavone, a caricare mentre uso la bici come una bici. Quindi è molto interessante. Forcella anteriore, già regolabile e già bloccabile. Non vi aspettate delle prestazioni da forcella super esagerata, da downhill, d'accordo? Non è questa decisamente la bicicletta ideale, ma fa veramente molto molto bene il suo lavoro. Cioè, considerate ragazzi il concetto del costo, parliamo di una bicicletta che fatta finita costa 900 euro, ma arrivo a casa, ho una buona mountain bike con un pacco batterie che mi permette seriamente una buona autonomia a 900 euro. Beh, insomma, comincia a diventare molto interessante. Sempre con il concetto, cerco un tender, cioè vuol dire un piccolo mezzo da movimento quando il camper è parcheggiato, potrebbe essere interessante, molto interessante. Adesso con le mie fantastiche doti di pedalata andiamo fuori e andiamo a provarla. Partiti per questo fantastico test ride sempre dall'officina. Motore completamente staccato, guardate ragazzi, siamo a zero, vedete la potenza, a pedalata 8 km/h, quindi proprio anche in caso della bicicletta completamente a posto, cioè nel senso con anche il pacco batteria montato, quindi tenete conto che parliamo di una bicicletta indicativamente sui 27 kg finita con la batteria, ci pedala bene. Con il fatto di avere comunque un buon cambio a 21 rapporti ti permette di fare un pochino tutto. Ora attenzione, perché andiamo a inserire leggermente, vedete, potenza 1, mettiamoci alla 3, ah, così siamo tranquilli. A questo punto io, avete sentito? Questo è un motore molto più presente, ti porta via, e la cosa particolare è che gli vuole quel 2 pedalate più o meno per attivarsi, ed è mostruosa perché accelera, letteralmente accelera, ti porta alla sua velocità impostata. Ad esempio in modalità 3 ho visto che accelera intorno fino ai 17-18 km/h più o meno, vedete che adesso siamo a 17,3. se io aumento e vado in posizione 4, sentite che fa la sua accelerazione più o meno fino a 20-22. Quando arrivo in modalità 5, adesso mi schianto da qualche parte, quando arrivo in modalità 5 invece arriviamo proprio, sentite l'accelerazione del motore, arrivo in modalità 5, sentite, aspetta che ve lo faccio da qua. Cioè, sentite proprio l'accelerazione e vi spinge fino a 25 km/h, perché è il limite consentito. In questo caso voi dovete semplicemente muovere le gambe, cioè il resto lo fa lei. Ma attenzione, se io smetto di pedalare, lei stacca il motore e dopo 2 pedalate che ricomincio, riparte sempre in accelerazione, perché ti spinge questa bici. Cioè, la cosa particolare di questa bici è che, cioè, sentite, non so se si sente, il rumore ti spinge, accelera, quindi è veramente interessante. Piacevole girarci, molto furba, questo giro non mi stira nessuno, è molto interessante, molto furba e soprattutto pratica, perché comunque una bici sicuramente
molto polivalente. Ripeto, parto sempre dal presupposto, per quello che è il mio canale, io non sono un tecnico di biciclette, capiamoci subito, però per quello che è il nostro possibile utilizzo, tenete conto che ho fatto un giro intorno, niente, non ho il fiatone, non ho niente, ci ha pensato lei, quindi è molto interessante. Furba, ben strutturata. Andiamo dentro, ci diamo le ultime due considerazioni. Traiamo, ragazzi, un attimo di conclusioni. Gran bello oggetto, tra l'altro andiamo anche a spegnerlo, che chiarino consuma, ok? Andiamo a spegnerlo, che è una cosa veramente interessante, e andiamo a spegnere anche il pacco batteria, che è un'altra cosa molto interessante, quindi ho l'interruttore di sicurezza. Come detto, ci troviamo di fronte a una bicicletta elettrica con batteria asportabile 12.5 ampere in 36 volt. Tenete conto, ragazzi, che questa batteria ha un tempo di ricarica lungo 7 ore, quindi non è poco, ma anche una buona autonomia. La casa costruttrice dichiara un centinaio di chilometri in pedalata assistita e 50 chilometri in modalità completamente elettrica, cioè spinge solo il motore. Noi ne abbiamo fatti una sessantina più o meno, però abbiamo giocato parecchio, ti dico la verità, abbiamo giocato parecchio. È divertente. Furba la soluzione del fanale anteriore, perché pesca direttamente dalla batteria. Il consumo è ridicolo, per dire che mi riduce l'autonomia, però interessante, non è l'ennesima batteria di cui io mi devo preoccupare di caricare, ci pensa già lei. Carina, fatta bene, molto robusta, ma soprattutto io penso che il punto di forza, ragazzi, di questa bici sia il prezzo. Cioè, ci troviamo di fronte a una bicicletta elettrica veramente bella, perché io devo essere anche sincero, visivamente è veramente molto bella e mi costa 900 euro, cioè considerando cosa c'è in giro è tanta roba, la sorellina più piccola me ne costa 6,70, quindi è molto interessante. Ragazzi, spero di esservi stato di aiuto, se state cercando una bici elettrica da montare in camper, tender o comunque, dateci un'occhiata al sito Eleglide, perché non hanno solo questa ma hanno diversi modelli per un po', diciamo, tutte le prestazioni. Io vi posso dire che intanto me la uso ancora di più. Ragazzi, alla prossima!